Non solo le telecamere di videosorveglianza pubbliche, ma anche quelle private delle abitazioni circostanti. Sono partite da qui le indagini dei carabinieri di Trigiano che da sabato pomeriggio stanno indagando sulla sparatoria avvenuta nel pieno centro di Valenzano, nell'Interland Barese. Secondo una prima ricostruzione della vicenda, sembra esserci stata una lite nel primo pomeriggio intorno alle 14 tra via Umberto e Corso Moro tra 4 o 5 uomini. La discussione poi sarebbe degenerata fino a sfociare in pistolettate. Sul posto i militari, allertati da chiamate al 112, avrebbero trovato numerosi bossoli e qualche traccia di sangue, ma al momento nessuno si sarebbe presentato ai pronto soccorso degli ospedali della zona con ferite da arma da fuoco. La zona estremamente centrale è stata subito transennata e limitata e sarebbe sicuramente potuto andare peggio. Sul posto sono intervenuti anche i militari della sezione investigativa scientifica che adesso analizzeranno ciò che è stato trovato e repertato tra via San Rocco e via Arcipreti. Al momento i carabinieri che indagano su disposizione della Procura di Bari starebbero valutando tutte le piste possibili e grande contributo a fare chiarezza sul giallo arriverà dalle telecamere di videosorveglianza della zona.